incastrà la raffineria che riforniva eroina al mercato di droga di tutta Italia. Maltempo salta la linea Trieste-Venezia, annullati 25 convogli nella fascia dei pendolari e la neve lambisce la pianura. La rivolta dell'Adico contro altri due velocar che saranno installati a Mestre. I consumatori chiedono il contasecondi del giallo. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Si nascondeva a Strala, raffineria di eroina che riforniva tutto il mercato italiano. L'eccezionale scoperta è della Guardia di Finanza di Torino. Durante il blitz ha sequestrato eroina per un valore di 4 milioni di euro. Eccezionale sequestro di droga a Stra, dove è stata scoperta una raffineria di eroina che lavorava la droga su vasta scala e riforniva l'intero territorio nazionale. La Guardia di Finanza di Torino ha scovato il laboratorio dove c'erano ben 70 kg di sostanza stupefacente già lavorati e altri 11 erano in un'auto di grossa cilindrata che stava arrivando dall'Albania. A lavorare le partite e poi a consegnarle era un 28enne albanese residente nel Monferrato che si era trasferito a Stra e aveva allestito il laboratorio. Una posizione geografica strategica è il motivo per cui l'organizzazione di narcotrafficanti ha scelto Stra. Il comune si trova vicino al confine dell'ex Jugoslavia, vicino alle direttrici del traffico di stupefacenti che dall'est europeo conduce in Italia, passando attraverso la Turchia e l'Albania. Il laboratorio era attrezzatissimo, dotato di presse, miscelatori e bilancini. La scoperta è avvenuta nell'ambito di un'inchiesta disposta dalla direzione distrettuale antimafia di Torino durante un blitz scattato quando le fiamme gialle hanno intercettato il trafficante mentre stava raggiungendo con l'ennesima partita il laboratorio. E intanto i carabinieri del comando della provincia di Verbania hanno sgominato una banda di malviventi dell'est europeo che rubava motori marini anche nel veneziano e nel trevigiano, oltre che in Lombardia, e poi li rivendevano in Ucraina. L'organizzazione era attiva anche nelle province di Novara, Varese, Milano e Bergamo. E ora il maltempo, lo avete sentito dai titoli, l'ondata di maltempo ha cominciato già oggi a creare disagi ai pendolari dei treni e la neve è tornata nel Veneto e si è quasi spinta fino in pianura. Ma il peggio deve ancora venire, l'arrivo di Morgana porterà nevicate e farà scendere la colonnina di mercurio sotto i 4 gradi anche nel veneziano a partire da giovedì, secondo le previsioni, mentre oggi sono saltati ben 25 treni sulla linea Trieste-Venezia tra le 6:30 e le 10 a causa del maltempo. Allerta meteo anche a Venezia, mentre oggi sono cominciati i primi disagi per i pendolari che usano il treno. Stamane, a causa di un guasto all'impianto elettrico, è stata chiusa la linea ferroviaria fra Trieste e Venezia e i convogli diretti alla città lagunare sono rimasti fermi alla stazione di Trieste. Trenitalia ha annunciato di essere pronta ad attivare il piano neve e gelo che prevede una riduzione progressiva dei treni in circolazione. L'arrivo di Morgana e il ciclone mediterraneo, alimentato dall'aria polare spinta dall'orso siberiano, ha costretto la protezione civile ad inviare un avviso anche ai vigili del fuoco del comando provinciale di Venezia e ai volontari. Sono previsti nei prossimi giorni rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sono inoltre attese nevicate nel Veneto anche in pianura. Il ciclone Morgana, secondo i meteorologi, verrà rinvigorito per ben 3 volte nel corso della settimana da impulsi artico-siberiani e porterà piogge, temporali e tanta neve. Il secondo impulso arriverà martedì e per giovedì o venerdì è attesa la terza e più potente fase di maltempo che porterà a Venezia il crollo delle temperature sotto zero e sabato anche neve. E dopo le nevicate ci saranno giorni di gelo. E intanto è in arrivo un'altra bufera di tipo fiscale però. Aziende e famiglie dovranno pagare dopo l'IMU la TARES, la nuova tassa sui rifiuti. Costerà come la tassa sulla prima casa e questo nonostante le promesse dei politici di una riduzione della pressione fiscale dopo le elezioni. Arriva la TARES, la nuova tassa sui rifiuti che dovrà finanziare anche l'illuminazione pubblica, la pulizia e la manutenzione delle strade. Sarà una nuova IMU secondo gli osservatori economici. La CGIA di Mestre prevede un aumento di spesa di 73 euro per un'abitazione estesa mediamente 114 metri quadrati, 98 euro in più per un negozio di 70 metri quadrati e un aggravio di 1.133 euro per un capannone di 1.200 metri quadrati.
Nel comune di Venezia la batosta sarà meno pesante, ha fatto sapere il vice sindaco Sandro Simionato. La giunta intende mantenere la tassa al livello minimo, ossia 30 centesimi al metro quadrato. I comuni possono sbizzarrirsi, secondo la legge, fino a 40 centesimi. Rimane comunque una bella rasoiata, l'ennesima, che stride con la promessa di riduzione delle tasse espressa in questi giorni da tutti gli schieramenti, a partire da Berlusconi per finire a Monti. La Lega fa eccezione, non promette meno tasse, ma afferma che tratterrà al nord il 75% delle imposte pagate. Ma il problema è che la pressione fiscale rimarrà la stessa, ossia insostenibile per famiglie e imprese, pari oltre il 45% degli utili. E poi, chi garantisce che il gettito fiscale sarà gestito bene, data l'inchiesta sui 40 consiglieri della Regione Lombardia, PDL e Lega, sui rimborsi spese folli? Sarebbe più interessante che qualcuno cominciasse a promettere tagli agli sprechi della casta. Ed è polemica sull'arrivo a Mestre di altri due velocar, i dispositivi che controllano i semafori, con i quali vengono multate anche le auto che si fermano sopra la linea dello stop. In arrivo altri due velocar in via Trieste a Marghera, all'altezza di via Casenuove, e il secondo sarà piazzato lungo il terraglio all'accesso delle piscine di via Penello. E insorge il movimento consumatori Adico. Il velocar è quel dispositivo diabolico che fa scattare la multa anche se mezza ruota solca la riga dello stop. Secondo Carlo Garofolini, presidente del movimento consumatori, per garantire la sicurezza e la viabilità, al posto del velocar potrebbe essere installato il contasecondi del giallo, che rivela ad un automobilista quanto tempo ha a disposizione per decidere se passare o meno. Il movimento accusa il comune di voler invece soltanto fare cassa. I due dispositivi si aggiungono ai velocar installati a Campalto, tra via Orlando e via Gobbi, poi in via Torino, all'incrocio con Corso del Popolo, davanti alla stazione ferroviaria di Mestre e sulla Milanese all'uscita di via Calabria. Va detto che fotogrammi di infrazioni rilevate davanti alla stazione hanno mostrato automobili che hanno attraversato incuranti del rosso, di pedoni e di bus in transito. E va aggiunto che dopo le prime settimane di utilizzo del dispositivo, stando a quanto reso noto dai vigili, il numero di contravvenzioni si è ridotto drasticamente, scendendo a poche unità. C'è però una buona notizia sul fronte del lavoro. La Regione mette a disposizione un fondo di 9 milioni di euro per finanziare aziende aperte da donne e da giovani. Il finanziamento coprirà al massimo fino al 50% delle spese rendicontate e per una cifra non superiore a 75 mila euro. A partire dal 4 febbraio potranno essere presentate le domande di partecipazione ai nuovi bandi regionali per l'imprenditoria giovanile e femminile. I bandi della Regione sono rivolti alle nuove piccole e medie imprese con sede nel Veneto e nate dopo il 1 luglio del 2011. I bandi sono consultabili nel sito della Regione. E ora una manciata di secondi di pubblicità. Il Collegio Salesiano Astori invita tutti i genitori e i ragazzi a Scuola Aperta, un programma di incontri per conoscere da vicino l'istituto. Sabato 19 gennaio, l'Astori apre le porte per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per il liceo classico, scientifico, linguistico, l'istituto tecnico tecnologico e tecnico economico. Il Collegio Salesiano Astori è in via Marconi 22 a Mogliano Veneto. Per conoscere gli orari, visita il sito www.astori.it. Assumeva l'incarico di liquidatore di società e poi svuotava le loro casse fino a portarle al fallimento. Un imprenditore di 54 anni di San Pietro di Feletto, nel Trevigiano, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Treviso per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. L'uomo avrebbe causato il fallimento della società Promar S.P.A. e dell'immobiliare Zero Più nel 2008. La chiusura delle aziende e il buco di 2 milioni e 200 mila euro lasciato ha spinto le Fiamme Gialle ad indagare sulla vicenda e l'inchiesta ha rivelato che l'imprenditore avrebbe continuato in modo sistematico e conclamato a svuotare il patrimonio delle aziende attraverso l'infedele e inattendibile tenuta delle contabilità, al punto che non è più possibile ricostruire attraverso i documenti gli affari delle aziende. Secondo quanto accertato dai finanzieri, avrebbe dissipato 5 milioni e 600 mila euro di beni strumentali e immobili.
immobili senza alcun corrispettivo e avrebbe effettuato 800.000 euro di pagamenti preferenziali in favore delle banche senza tenere conto dei creditori privilegiati. Lo scorso aprile, nell'ambito della stessa inchiesta, è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione uno degli amministratori, Bruno Campeolo. E ora notizie brevi dalle province di Venezia, Treviso e Padova. Tornano alla carica i CAT, Comitati Ambiente e Territorio, per riaprire il casello di Roncoduro a Dolo in ambo le direzioni. Chiedono anche la realizzazione di parcheggi con almeno 200 posti, in corrispondenza dei caselli, e la liberalizzazione del tratto Dolo-Mestre-Venezia. Il comune di Mirano ha appena abbracciato tali richieste, ora spetta alla conferenza dei sindaci della Riviera. Bus della Movida notturna esentati dal pagamento della ZTL. Sono i mezzi che portano a casa i ragazzi che vanno a ballare nei locali della terraferma, aderenti al progetto Movida Project. Un mancato introito di 1.000 euro mensili per il comune di Venezia, ma mai come in questo caso si tratta di un buon investimento. Non ci sono soltanto i nonni vigile, a Breda di Piave stanno per entrare in servizio anche i nipoti vigile, 7 ragazzi dai 18 ai 28 anni che faranno attraversare la strada davanti alle scuole, consegneranno pasti a domicilio, trasporteranno soggetti in difficoltà. L'impegno chiesto dal comune è di 100 ore da gennaio a giugno per un rimborso spese di 500 euro a testa. Il molinetto della Croda, set ideale per un matrimonio. Il sindaco di Refrontolo, Maria Grazia Morgan, ha celebrato per la prima volta il rito civile fuori dal comune, nei pressi dell'antico edificio, solitamente preso d'assalto per le foto post cerimonia. Nonostante l'iter piuttosto complicato, alla fine è stato possibile. Chissà che il molinetto non diventi una sede distaccata del comune. Facebook come strumento di trasparenza. Il sindaco di Galzignano Terme, Riccardo Roman, ha pubblicato il suo compenso da amministratore nella propria pagina, 976 euro al mese, per un totale di 734 euro netti in busta paga. Il post è stato commentato da numerosi cittadini, allibiti davanti all'esiguità della somma. Anche il sindaco di Arquà Petrarca ha comunicato il suo stipendio in rete. Tra le tante attività che partono col nuovo anno, a Campo San Piero c'è anche il corso per diventare DJ. Inizierà a metà marzo e avrà come docenti famosi disc jockey che per 2 mesi insegneranno tecnica del mixaggio e uso delle strumentazioni. Le lezioni si terranno nella sede dell'associazione Sala Prove, nelle ex scuole elementari di Via Straelle. E ora le previsioni meteo, ne abbiamo già parlato, sarà una settimana difficile. Maltempo fino a sabato, con precipitazioni anche nevose e freddo in accentuazione. Martedì 15 gennaio, cielo molto nuvoloso con pioggia continua tutto il giorno. Non si esclude qualche fiocco di neve o neve mista a pioggia. Temperature in locale aumento, mare da poco mosso a mosso. Mercoledì 16 gennaio, pioggia diffusa e consistente mista a neve, vento da nord-est, minime e massime senza variazioni, mare molto mosso. Giovedì 17 gennaio, nuvolosità estesa associata a precipitazioni anche miste a neve, fenomeni in diradamento, valori termici in calo. Venerdì 18 gennaio, nuvolosità scarsa con ampie schiarite, non piove, minime sotto zero, massime stazionarie, comprese fra meno 4 e 4. La marea di martedì 15 gennaio è sostenuta, la massima a mezzanotte e 55, 85 cm, la minima alle 6:45, 35 cm.
E siamo quasi al termine del nostro notiziario. Intanto, prima della controcopertina che in questi giorni vi offriamo sempre grazie alle immagini che vi mandate, devo fare un paio di annunci. Il primo riguarda un appello a tutti voi perché ci segnaliate i problemi dei cittadini. Scriveteci, mandateci una mail, sarete citati nel TG. E poi un altro annuncio che riguarda chi si darà da fare per inventarsi un lavoro. Televenezia premierà chi si dà da fare e scriveteci e noi vi daremo la possibilità di conoscere tutti i vostri clienti su Facebook e anche su Twitter. E ora vi lascio la nostra controcopertina che ci fa ballare in compagnia dei Fiori de Succa e della loro Bella Bionda. Sentiamo e intanto io vi saluto, vi ringrazio di averci scelti e buon proseguimento.